Buongiorno, proseguiamo con le audizioni sull'atto europeo comunicazione 824-2020 sulle infrastrutture energetiche transeuropee. Abbiamo in linea SNAM, comunico che è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la riunione di ufficio di presidenza che sta per iniziare e che la presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Mi scuso per il leggero ritardo, abbiamo circa mezz'ora, per cui vi passo immediatamente la parola. Prego. Grazie Presidente, buon pomeriggio signori onorevoli. Vi ringrazio per questa audizione che mi dà l'opportunità di fare alcune riflessioni sulla proposta di revisione del regolamento sulle infrastrutture energetiche transeuropee, il cosiddetto regolamento TENI. Nel mio intervento richiamerò alcuni elementi di contesto nel quale si inserisce la proposta di revisione elaborata dalla Commissione. Riassumerò i principali contenuti della proposta, evidenziando alcuni aspetti meritevoli di attenzione, ed infine concluderò con alcune considerazioni sulla transizione energetica e sulle opportunità che questa potrà presentare per il nostro sistema nazionale. Ad oggi, come noto, il gas naturale consente la copertura di circa il 22% del consumo totale di energia dell'Unione Europea. Questo vettore energetico rappresenta una materia prima fondamentale per numerosi processi industriali, un fattore essenziale per abilitare il phase out del carbone e non da ultimo costituisce la principale fonte di flessibilità in un sistema energetico sempre più basato su fonti rinnovabili intermittenti. Dai più recenti assessment condotti dalla Commissione emerge che al 2050 circa il 20% dei consumi energetici europei continuerà ad essere costituito da gas, di cui 2/3 sarà rappresentato dai cosiddetti green gas, ovvero idrogeno e biometano, ed il resto gas naturale accoppiato a sistemi di cattura e stoccaggio della CO2. È ormai largamente condiviso che anche al 2050 i combustibili gassosi svolgeranno un ruolo essenziale, in particolare nei settori dove l'elettrificazione non è tecnicamente o economicamente fattibile. Alla luce di tali scenari, la revisione del regolamento sulle infrastrutture energetiche transnazionali si propone di assicurare la coerenza di questi sviluppi infrastrutturali con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione Europea definiti nell'ambito del New Green Deal. Si pone inoltre di migliorare la pianificazione delle infrastrutture anche al fine di favorire l'integrazione dei sistemi energetici e si pone l'obiettivo di accorciare le procedure autorizzative dei progetti di interesse comune per evitare i ritardi nel percorso di transizione. A tal fine vengono identificati nuovi corridoi prioritari di sviluppo infrastrutturale e nuove categorie progettuali meritevoli di sostegno da parte delle politiche europee. La rete del gas naturale, di cui SNAM possiede una quota rilevante, considerati gli asset nazionali e quelli detenuti attraverso le partecipazioni estere in Austria, Belgio, UK, Francia e Grecia, rappresenta un'infrastruttura strategica essenziale. Questo ruolo centrale è stato recentemente riconosciuto nell'ambito delle strategie della Comunità Europea, nelle quali viene evidenziato come la disponibilità di capacità di trasporto delle reti esistenti sia fondamentale per l'integrazione delle fonti rinnovabili, gas ed elettriche. L'Italia gode di una rete gas sviluppata e capillare che sarà in grado di accogliere quantitativi via via crescenti di gas rinnovabili, in primis l'idrogeno, candidandosi a diventare la spina dorsale, il cosiddetto backbone del sistema energetico del futuro. Entrando nel merito della proposta di revisione del regolamento TENI, la Commissione europea affronta diverse tematiche. Fornisce un aggiornamento delle categorie infrastrutturali ammissibili a sostegno nell'ambito delle politiche europee, pone l'obbligo per tutti i progetti di soddisfare i criteri di sostenibilità, viene posta particolare attenzione all'infrastruttura dell'idrogeno, con particolare riferimento alle infrastrutture di trasporto e agli elettrolizzatori, vengono introdotte nuove disposizioni per gli investimenti in reti intelligenti, vengono introdotte misure di sostegno a progetti di collegamento tra Unione Europea e Paesi terzi. Viene rivista la governance dell'ACER, l'Agenzia dei Regolatori e della stessa Commissione, ed infine vengono introdotte misure per semplificare le procedure amministrative ed accelerare i processi di autorizzazione. Un primo aspetto rilevante riguarda la revisione delle categorie dei progetti eleggibili
al fine dell'ottenimento dello status di progetto di interesse comune. Alla luce degli sviluppi infrastrutturali realizzati negli ultimi anni e del livello di funzionamento del mercato ottenuto, la proposta della Commissione non viene ritenuto più necessario il supporto alle infrastrutture per il gas naturale. Tale previsione non si ritiene condivisibile nella misura in cui tali infrastrutture gas siano funzionali alla sostituzione di combustibili fossili maggiormente climalteranti, quali il carbone, e allo sviluppo di nuovi vettori energetici green, quali l'idrogeno e il biometano. In tale prospettiva, le infrastrutture gas realizzate, sostituite o convertite, per essere già adatte ad accogliere l'idrogeno, le cosiddette infrastrutture hydrogen ready, dovrebbero poter essere ricomprese nell'ambito di questo regolamento, quantomeno nella nuova categoria introdotte. In relazione a quest'ultimo aspetto, la Commissione prevede di includere nello scopo del regolamento le infrastrutture dedicate all'idrogeno e certe tipologie di elettrolizzatori, ed inoltre anche le infrastrutture per la realizzazione delle cosiddette smart grids. Chiaramente si accoglie con favore l'introduzione di queste nuove categorie infrastrutturali. Andrebbero tuttavia ricomprese in tali categorie anche gli asset funzionali allo stoccaggio permanente di CO2, al fine di abilitare il pieno sviluppo di questa nuova filiera. Tale integrazione risulta peraltro coerente con la strategia della Commissione, che evidenzia come nel breve e medio termine saranno necessarie anche forme di idrogeno a basse emissioni di carbonio. Passando alle infrastrutture dedicate all'idrogeno, sono considerate in tale categoria reti ad alta pressione, di trasporto ovviamente ad alta pressione, impianti di stoccaggio, impianti di rigassificazione di idrogeno liquefatto o incorporato in altre sostanze ai fini dell'immissione in rete, impianti essenziali per il funzionamento sicuro del sistema per consentire capacità bidirezionale, oltre che ovviamente le stazioni di compressione, ed infine elettrolizzatori di capacità almeno pari a 100 MW, purché abbiano una funzione connessa alla rete di trasporto. In merito a quest'ultima tipologia, riteniamo che il perimetro possa essere idealmente esteso in maniera che la soglia sia definita non a livello di singolo impianto, bensì di aggregato di più impianti ritenuti essenziali per favorire l'integrazione delle infrastrutture gas ed elettriche, il cosiddetto sector coupling. La Commissione propone altresì di creare una nuova categoria di investimento, le cosiddette Smart Gas Grid, nella quale far confluire progetti che consentono l'integrazione dei green gas nella rete di trasporto esistente. La proposta della Commissione fa oggi riferimento prevalentemente a sistemi e impianti digitali, sistemi di controllo e monitoraggio intelligente dei flussi e della qualità. Si ritiene opportuno prevedere esplicitamente un ampliamento ad ulteriori interventi sulle infrastrutture esistenti che possono abilitare il blending, la miscelazione con gas rinnovabili, quali ad esempio centrali di compressione ibride idrogeno-metano, iniziative di aggregazione per il trasporto efficienti di flussi di biometano. Ovviamente il tutto da valutare in ragione del contributo che tali iniziative possono portare al conseguimento degli obiettivi europei sulla decarbonizzazione. La proposta della Commissione introduce altresì una nuova categoria di infrastrutture prioritarie, i cosiddetti progetti di interesse reciproco, sviluppati in cooperazione con paesi terzi. Si tratta di una categoria che merita attenzione in virtù del posizionamento dell'Italia quale snodo strategico per le infrastrutture energetiche del Mediterraneo. In tal senso si rileva come la proposta della Commissione prevede una serie di requisiti di eleggibilità molto stringenti, in particolare il criterio specifico di un alto livello di allineamento regolatorio con l'Unione. Sebbene le finalità di tali limitazioni siano comprensibili, con l'attuale formulazione verrebbero favorite le cooperazioni con paesi del Nord Europa, Gran Bretagna e Norvegia, e della cosiddetta Energy Community, che hanno già dei percorsi consolidati di convergenza verso la normativa europea, venendo così esclusi di fatto i paesi del Nord Africa e dell'area del Middle East, particolarmente rilevanti per l'Italia in relazione agli sviluppi di importazione di gas rinnovabili. Tale fattispecie potrebbe portare alla perdita di potenziali benefici per il nostro Paese, non solo in ambito energetico di decarbonizzazione, ma anche in termini di politiche di vicinato e di stabilizzazione territoriale. Analogamente, andrebbero considerati gli effetti di tale approccio rispetto alla Svizzera, che
che oggi in larghissima parte non prevede l'adozione di norme regolatorie coerenti con quelle adottate a livello europeo. In conclusione, la strategia europea e quella dei principali Stati membri guardano al gas ed in particolare ai green gas e all'idrogeno come vettori energetici fondamentali per la decarbonizzazione. La Germania, nell'ambito della propria strategia nazionale sull'idrogeno, ha previsto di stanziare 9 miliardi allo sviluppo del settore, di cui 2 miliardi per sviluppare partnership con altri paesi necessari a soddisfare i propri fabbisogni di importazione. L'Italia dispone di un sistema infrastrutturale del gas naturale esteso e interconnesso, pronto ad accogliere i green gas e a essere progressivamente riconvertito per il trasporto dedicato di idrogeno. L'Italia costituisce un luogo ideale per lo sviluppo su larga scala di elettrolizzatori per uso industriale grazie al potenziale solare del nostro paese. Ed infine si configura come un ponte naturale per il trasporto di idrogeno prodotto nei paesi del Nord Africa verso l'Europa, dove tali risorse sono ancora più abbondanti. Supportare tale evoluzione sarà fondamentale per rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale nell'approvvigionamento delle nuove fonti energetiche green. Ovviamente col fine ultimo di raggiungere i target di decarbonizzazione secondo un sentiero di minimo costo a beneficio di famiglie ed imprese italiane. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Ci sono domande da parte dei colleghi. Abbiamo qualcuno collegato? Vediamo se c'è qualcuno che ha delle domande. Allora, intanto, nell'attesa che eventualmente qualche altro collega si aggiunga, una domanda abbastanza tecnica, specifica, relativa ai problemi di corrosione dell'acciaio da parte dell'idrogeno che sappiamo esistere. Volevo capire se, diciamo, avete risolto, o meglio, la tecnologia ha risolto questo problema del fatto che appunto l'idrogeno comunque è altamente corrosivo, e c'è anche la questione delle valvole. Anche lì sappiamo che ci vogliono valvole molto particolari per assicurare la tenuta dell'idrogeno, quindi volevo capire un po' tecnologicamente se questo problema tecnologico è risolto. Allora, il problema dell'idrogeno, con serenità mi sento di dire, non è un problema che riguarda il trasporto, è un problema che riguarda i costi di produzione. Il trasporto dell'idrogeno con gli acciai di cui oggi disponiamo, di cui è fatta la nostra rete, può essere effettuato senza alcun problema. Non esistono problemi di corrosione nel trasporto dell'idrogeno sugli acciai attualmente impiegati per il trasporto del gas naturale. Come giustamente ricordava lei, ci sono dei problemi per quanto riguarda impiantistica di secondo livello, quindi valvolame, valvole ed impianti di compressione e di spinta. Teniamo presente che questa tipologia di asset, quindi le valvole e gli impianti, costituiscono una quota non significativa dei costi dell'infrastruttura gas, che come sappiamo la quota prevalente è riconducibile ai metanodotti e alle distanze di percorso, cioè i principali driver del costo del trasporto del gas sono proprio gli acciai, scusatemi, i metanodotti, i diametri e le distanze, non certamente le centrali o le valvole. Per cui, dal punto di vista, diciamo, del trasporto, la nostra rete è già al 70% pronta per poterlo effettuare, sono necessari gli adeguamenti che ricordavo, ma ribadisco, non è un problema di trasporto. Il problema dell'idrogeno è recupero di competitività nella fase upstream, nella filiera di produzione, in cui è necessario aumentare la scala degli impianti di produzione ed è necessario avere abbondanza di risorsa, quindi di sole e di vento. Grazie, ha chiesto di intervenire il collega Mollame, prego. Grazie Presidente. In riferimento alla parte finale, diciamo conclusiva, il nostro audito ha fatto riferimento alla radiazione solare, cosa che ci consente di essere, diciamo, in pole position per quella che è la produzione dell'idrogeno. Ecco, ci sono già, entrando più nel dettaglio,
che tipo di programmi di investimento, ad esempio nel meridione d'Italia. E poi mi è sembrato di capire anche l'Italia potrebbe fare anche da ponte, magari come ha fatto in altri contesti, per la produzione dell'idrogeno che si potrebbe anche sviluppare nel Nord Africa. Grazie. Certo, allora sicuramente noi vediamo nel solare un grande potenziale in tutte le aree, in grande esposizione, quindi tutto il sud Italia, il nostro beneamato sud Italia e anche evidentemente tutta la parte nordafricana. Gli impianti di produzione eolici hanno dei costi di installazione ben superiori rispetto agli impianti di produzione solari, anche quasi quattro volte superiori. Quindi da questo punto di vista sicuramente c'è una grande economicità che il solare può portare rispetto alla generazione eolica. Per contro, in alcuni paesi, mi riferisco in particolare al nord Europa, la disponibilità di vento è molto più ampia rispetto alla disponibilità di sole che si può avere anche nei paesi sottoposti ad un maggiore, diciamo, esposizione solare. Per cui il vento può andare anche di notte, ci soffia, spira anche di notte, il sole, come sappiamo, è di giorno e non di notte. Però i costi di impiantistica di impianti di produzione solari rispetto ai impianti di produzione eolici sono ben superiori e quindi su questo secondo noi l'Italia e più in particolare tutto il bacino del Mediterraneo può lavorare per proporre ed esprimere delle linee di approvvigionamento energetico o competitivi sicuramente con quanto si sta prospettando nel nord Europa. Grazie. Aggiungo anche un'altra considerazione. Noi abbiamo svolto nei mesi passati, sia ufficialmente che ufficiosamente, tutta una serie di approfondimenti sull'idrogeno e moltissimi tecnici hanno evidenziato che l'idrogeno sicuramente ha delle carte decisamente valide nel momento in cui io ho una produzione in loco e un consumo in un luogo estremamente vicino alla produzione. Sul trasporto praticamente tutti hanno evidenziato un dato chimico-fisico ineluttabile, e cioè che a parità di pressione e di volume, chiaramente, la densità energetica dell'idrogeno è 2/3 minore. Quindi mentre un metro cubo di metano porta un tot di energia, lo stesso metro cubo di idrogeno ne porta 1/3 complessivamente. Quindi a livello di trasporto moltissimi l'hanno indicato come un problema proprio di costo del sistema di trasporto, perché poi naturalmente va compresso, va spinto lungo tutta la rete. Voi che considerazioni fate su questa problematica e quindi proprio sull'aspetto economico della concorrenzialità di questo vettore rispetto a quello che potrebbe essere invece un utilizzo, ripeto, in loco, quindi diciamo a chilometri zero, ecco, come si direbbe per altri impieghi, per altre tecnologie? Guardi, le considerazioni che noi facciamo sono le seguenti. Ovviamente il costo del trasporto è un costo che varia molto se si sta parlando di infrastrutture nuove da realizzare ex novo oppure da infrastrutture esistenti che possono essere convertite. Le do una forchetta: una realizzazione, diciamo, di infrastrutture nuove, il trasporto può incidere fino al 10% del costo di produzione, mentre infrastrutture, diciamo, già esistenti, riconvertite, questo costo può essere abbattuto fino al 5%. Questo per dire che cosa? Per dire che comunque il pezzo forte del costo di questa fonte energetica è sempre la produzione. Il trasporto, per quanto, diciamo, variabile, stiamo parlando di una variazione che va dal 5 al 10% del costo di produzione. Quindi è comunque nella filiera dell'idrogeno una voce di costo non significativa, quella del trasporto.
ancor più se il trasporto viene effettuato attraverso la riconversione di infrastrutture esistenti, quindi andando a ragionare su investimenti marginali e non investimenti, diciamo, colossali necessari per andare a replicare ex novo un backbone infrastrutturale come quello che oggi possediamo per il gas naturale. I numeri, queste sono le valutazioni, sì, ovviamente. Sì, sì. Io sono assolutamente convinto, e lo dico seriamente, che le vostre infrastrutture siano veramente siate leader a livello tecnologico, quindi le vostre infrastrutture siano veramente molto molto ben fatte e come le avete declinate voi. Mi domando, ed è veramente una domanda appunto a cui non ho informazioni, queste reti transnazionali sono completamente, diciamo, di vostra costruzione, oppure avranno dei pezzi vostri e dei pezzi di altri operatori di altre nazioni? Perché in questo caso mi domanderei, ma nelle altre nazioni gli altri operatori sono egualmente bravi? Senza voler offendere nessuno, però sappiamo che a livello globale le attuali perdite in tutta la filiera del gas, del metano, sono il 2,4%, che è tanta tanta roba. Ora io ribadisco, non è attribuibile a voi perché voi avete veramente le migliori infrastrutture al mondo, però nel momento in cui io dovessi avere delle reti appunto composte da pezzi di vari operatori, mi domando se anche gli altri operatori sono così performanti. Certo, allora le reti, ovviamente la rete italiana è integralmente posseduta da Snam nella sua interezza. Come le dicevo prima, abbiamo tutta una serie di partecipazioni in paesi strategici per l'approvvigionamento energetico italiano, quindi l'Austria, la Francia, la UK, la Grecia, oltre ovviamente i metanodotti da sud, in cui la Snam evidentemente li ha storicamente realizzati, costruiti e comunque c'è tutt'oggi nella loro gestione un elevatissimo grado di coordinamento con gli operatori infrastrutturali interconnessi. Le altre infrastrutture europee sono delle infrastrutture che sono state sviluppate, diciamo, negli anni 70, fondamentalmente 70-80, sono comunque delle tecnologie valide, non c'è dubbio che saranno necessari degli investimenti di modernamento, però la tecnologia del trasporto è una tecnologia abbastanza semplice, è un tubo di ferro che trasporta del gas che deve essere progettato, manutenuto secondo criteri di sicurezza e di affidabilità, e i nostri, diciamo, colleghi europei con cui in questa slide che è rimasta sullo schermo abbiamo sviluppato congiuntamente questo studio, sono, diciamo, abbastanza allineati, anche perché nel corso di tutti questi anni abbiamo lavorato molto nella direzione di promuovere processi di armonizzazione sia di regole tecniche che di regole di manutenzione, di gestione, di sicurezza, di realizzazione. Quindi c'è un livello di armonizzazione a livello europeo molto spinto, molto spinto. Di fatto la rete è gestita da operatori diversi, ma vive come se fosse un tutt'uno, la rete europea del gas, con un elevatissimo grado di coordinamento anche dei dispacciamenti nazionali. Quindi diciamo che in sintesi voi comunque ipotizzate, presumete che ci sarà bisogno di ulteriori infrastrutture anche se l'utilizzo di gas fossile scenderà notevolmente. Quindi voi, diciamo, avete la convinzione che il calo del gas naturale sarà più che compensato dall'utilizzo di altre tipologie di gas, e quindi queste renderanno necessarie ulteriori infrastrutture. Glielo confermo, Presidente, questo è il nostro intendimento, questa è la nostra, diciamo, visione che però la prima slide che ho proiettato non riflette la nostra visione, provo a tornare indietro, ma è la previsione della Commissione.
Esattamente, è la visione della Commissione. La stessa Commissione nei suoi recenti assessment sta dicendo al 2050 immaginiamo che i gas continueranno a coprire il 20% del Sì, fabbisogno elettrico. lo vedo, ma se guardiamo il dato in milioni di tonnellate equivalenti, il dato è pressoché identico a quello del Ad oggi. 2015. Quindi, perché dovrebbero essere necessarie ulteriori infrastrutture se la quantità totale dei gas che passeranno nei vari tubi rimane sostanzialmente identica? Perché dovrei costruire tubi ulteriori? Beh, questo, i tubi ulteriori, cioè quello che vede in questa slide non sono tubi che non esistono, sono tubi esistenti, non sono nuove infrastrutture. Le Appunto, nuove appunto, appunto. Se le infrastrutture esistenti sono già sufficienti oggi infrastrutture. Esatto. e il totale dei gas a livello di metri cubi o tonnellate, insomma, tanto la pressione è quella, Sì. Stiamo non aumentano, perché dovrei costruire nuove infrastrutture? dicendo che sono infrastrutture di riconversione, di adattamento. Si parlava delle centrali, si parlava delle valvole e si parlava di nuove interconnessioni laddove i flussi dei nuovi green gas non sono esattamente tutti sovrapponibili a quelli attuali del gas naturale. Stiamo parlando di investimenti comunque non giganteschi, perché facciamo leva su infrastrutture che sono fondamentalmente già sviluppate. Certo, glielo confermo. Stiamo parlando di infrastrutture che sono già sviluppate. Gli investimenti sono gli investimenti marginali, incrementali, necessari all'adeguamento e alla riconversione. Ok, quindi parliamo di adattamento in buona sostanza, parliamo di Certamente. adattamenti. Di adattamento e di completamento laddove c'è un polo grosso di produzione di fonti rinnovabili che non è sovrapponibile oggi con i poli esistenti di produzione di gas naturale. Quindi è legato ad una normale evoluzione dei flussi di questi vettori nella rete. Ma Sì. stiamo parlando di cose non grosse, Se, magari. se, ho, se ho capito bene, se un domani per dire nasce un elettrolizzatore da 200 megawatt, faccio per dire, insomma, roba piuttosto importante, e in quel posto lì non c'ho il tubo, ci devo mettere un tubo. Questo. Esattamente, esattamente, esattamente. Se vuole, le faccio un esempio. Se volesse, per esempio, immaginare una produzione di rinnovabile di idrogeno in Sardegna, che evidentemente è esuberante rispetto al fabbisogno locale, lo si volesse importare dalla Sardegna, ovviamente lì l'infrastruttura non c'è e quindi quello è un esempio di investimento marginale che andrebbe fatto. Ecco, in questo senso. Ma tutto il resto si recupera. Bene, se non ci sono interventi da parte di colleghi, allora io ringrazio SNAM, direi che è stata una relazione assolutamente proficua e quindi vi auguriamo una buona giornata e ci risentiamo alla prossima audizione. Arrivederci. Grazie a lei per l'invito, grazie a lei per l'invito e Arrivederci. buon proseguimento dei lavori. Grazie, grazie altrettanto, arrivederci. Arrivederci.